Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi torniamo su Capitan Tsubasa. Ragazzi, questo gioco mi piace tantissimo. Quindi siamo tornati in un nuovo video. Però nell'episodio scorso abbiamo giocato contro quella squadra, vi ricordate? In questo episodio compreremo i giocatori. In questo episodio, perché ragazzi, già io ho cominciato a comprare qualcosa. Ora vi faccio vedere la mia squadra. Ok, chiudiamo qua perché non è una cosa che ci interessa. Squadra. Allora ragazzi, ora vi faccio vedere. Aspettiamo il caricamento. Ecco qua, vedete? Ho comprato dei giocatori nuovi. Ho comprato Gito, poi Napoleon, che è un giocatore molto forte, e poi Misaki, caro Misaki, che abbiamo bisogno di Tsubasa, che ce l'ho qua, per fare il tiro gemello con lui. Però ragazzi, direi di non perdere assolutamente tempo e andiamo a comprare nuovi giocatori. Che ne dite? Perché ragazzi, se ieri ne avevamo pochi, 4 Dream Ball, adesso ne abbiamo 128. Vai, andiamo su estrazioni e vediamo che giocatori ci danno. Speriamo che sono buoni, perché si potete notare anche dei giocatori scarsi. Beh, io direi di estrarre 50, quindi diamo 50 Dream Ball e vediamo chi ci esce. Ti prego, belli, il giocatore è bello. Sono R questi palloni d'oro. Purtroppo non sono perfetti. Allora, vediamoci il giocatore. Allora ragazzi, non è una sfortuna. Abbiamo trovato Ryoma Ino. Questo qua sì che è il vero cannoniere. Guardate, c'è scritto qua. Ragazzi, guardate, questa carta non è per niente male. Direi di tenerla. E ragazzi, e poi aggiustiamo la nostra squadra, ovviamente. Ah, guarda, ci hanno dato un altro portiere più forte. E Spadas. Beh, almeno qua è forte. Poi ci hanno dato Gido più forte, un altro Napoleon che già ce l'abbiamo. Ci hanno dato Levin è buono pure. Vediamo cosa finta tanto le vabbè. Continuiamo, continuiamo, scaliamo. No, devo scalare, ne abbiamo solo 78 Dribble. E questo è un cavolo di problema, ragazzi. Sì. Allora, andiamo qua e scendiamo questa volta 30 Dribble. Vediamo con 30 Dream Ball come facciamo. Vai, tira. Bene, ora. Ma cazzo sono stati. No, sono stati. Solo 3 sono buoni. Vediamo più. Vediamo. Questo qua è il giocatore del Real Madrid, Beckham. Bene, questo qua è forte, lo mettiamo. E poi ho trovato questi due, Stigin e Stigin Clivert. Perfetto. E poi chi c'è? Un giocatore del Giappone Reale, di set del Giappone Reale. Mi piacciono un sacco le foto, ragazzi. E abbiamo trovato la mano d'oro, Gino Hernandez, il guardiano dell'Italia, appunto. E poi ci ho trovato Masao Tachibana. Vabbè, abbiamo fatto schifo questa volta. Possiamo estrarre l'ultimo 48 da 40. Vai, vai. Ci rimangono 8 Dribble, forse. Vediamo, ti prego, qualcuno di buono. Speriamo. Amici. Ragazzi, se lui è Yumi Kura,
E Yumi cura! Questo qua è forte, ragazzi! Perché questo qua ha tre due tecniche nascoste e ha il tiro guidato. Questo qua è forte. Poi lo mettiamo nella nostra squadra di scarsi. Poi chi ci ho trovato? Vediamo. Ci ho trovato i cinesi, un altro del Giappone reale, che è questo qua, Okano si chiama. Ok. E poi chi ci ho trovato? Vediamo. Ci ho trovato Aoi, Shingo Aoi, questo qua, numero 12 della Nakara. E poi basta. Non ne possiamo fare più perché abbiamo solo 8 Dream Ball. Le spendiamo tutte quante o continuiamo con i nostri acquisti belli? No, io direi di continuare con i nostri acquisti. Vai. Ti prego, dammi un giocatore buono, almeno, dai. Vedete tutto così, tipo... con Laura. Sì! Un giocatore è Ser. Ma come sarà? Non lo so. Chi è? Vediamo chi è. Ti prego, ti prego. No, dai. Non ne possiamo fare più. Il portiere è... già, Nakanishi. No. Parata possente. Andiamo ad aggiustarci la squadra. Quando abbiamo finito con le estrazioni. Non abbiamo più Dream Ball. Non abbiamo più Dream Ball. Home. Andiamo all'home e facciamo. E andiamo, dai. Squadra. Nel prossimo episodio faremo una partita. Ok, ragazzi. Nel terzo faremo la partita. Una partita. Allora, qua abbiamo tutte le nostre riserve giocatori forti. Chi abbiamo? Ecco qua. Allora, io direi di mettere... chi possiamo mettere? Sono tutti abbastanza forti. Ryoma Ino in attacco a posto di quello scellerato. Qua. Ecco qua, questo è forte, ragazzi, è forte. Questo qua lo mettiamo in panchina. Poi questo qua lo mettiamo sempre in macchina. Poi ragazzi, Hernandez lo mettiamo nella nostra porta con la super parata. Bene. Poi ci abbiamo Gito, il nostro Gito, che lo cambiamo con quello scarso. Ecco qui. Quello scarso, ragazzi, era scarso. Poi abbiamo Yumikura, che lo mettiamo adesso in banchina, qua, perché lo dovrei levare i giocatori forti, quindi non li levo, ragazzi. Poi li leverò più avanti. Poi abbiamo, possiamo decidere di levare... Ragazzi, no, questi qua sono giocatori forti, però non li voglio utilizzare perché sarebbe barare. In pratica te le regalano perché è tipo regalo principiante, tipo una cosa così. Questo qua lo mettiamo in panchina pure. Sì, perfetto. Poi avevo trovato all'altro, come si chiamava la Espadas? Attaccante. No, questo qua lo mettiamo in panchina pure. Ok, l'abbiamo messo pure in bagnina. Poi abbiamo Levin. Poi chi abbiamo? Attaccante, portiere. Ci sarebbe questo difensore, che lo possiamo mettere a posto di quello là. Ok, questo qua potrebbe essere eccellente. Ok, perfetto. Poi e Spadas lo mettiamo a... qua. No, perché c'è già un Spadas, non ho capito. In pratica, ragazzi, ora vi spiego. E Spadas è un portiere che gioca anche in attacco, e questo portiere che gioca anche in attacco, noi abbiamo trovato la versione attaccante, per questo non me lo fa mettere in porta.
Perché è un attaccante? Mannaggia, vabbè, poi lo troveremo versione l'altra. Ragazzi, io direi di concludere qua. Abbiamo provato una sua naturezza. Vabbè, questa naturezza non ci serve. Ragazzi, da questa mia squadra per oggi è tutto. Da Max Gamer Official è tutto. Ciao ragazzi!